baby, I'll be here. No, sicuramente la partita l'ha determinato gli episodi, perché comunque, pur non essendo brillanti come le altre partite, il primo tempo la squadra ha fatto bene. Questo episodio ci ha fatto andare sotto, poi eravamo ripartiti bene e poi ancora l'episodio del rigore sicuramente ci ha un po', come dire, tolto quell'entusiasmo che ci serviva per recuperare la partita. C'è stata questa situazione e appena mi hanno comunicato del cambio ho fatto scaldare subito Fabio. Praticamente il frangente che dovevamo fare il cambio è venuto il gol. Secondo me è stato bravo anche l'attaccante del Catanzaro a girarsi sullo stretto, perché era anche coperto dall'avversario. Adesso non so bene se è passata sotto le gambe o di lato laterale, quindi ha fatto un bel gol. È un peccato per noi, perché veramente avevamo la partita in mano. Però è chiaro che sappiamo che il campionato è questo, quindi, e sappiamo che ogni partita è diversa dall'altra. Quindi con serenità poi proseguiamo per la nostra strada. Mister, venerdì in conferenza parlavamo proprio di questa ruggine che il turno di riposo poteva aver lasciato addosso ai giocatori. Un Biceglie che non è sembrato brillante come negli ultimi due turni che abbiamo visto. Sì, probabilmente la ruggine era spessa. Però diciamo che anche l'atteggiamento del Catanzaro, e questo per noi è un segnale importante, si sono un po' adeguati a noi, quindi vuol dire che gli avversari anche comunque iniziano a studiarci, iniziano a capirci, quindi dovremmo essere bravi noi a trovare anche soluzioni alternative. Cosa che ho provato, poi non è andata come speravo. Comunque, continuiamo a lavorare. E, come ho detto prima, noi non dobbiamo assolutamente distogliere il nostro sguardo dall'obiettivo che abbiamo. Quindi io non mi sono esaltato prima, né tanto mi intendete prima adesso. E, ho detto quelle cose perché anche in funzione di partite come queste, ce ne saranno tantissime durante il campionato. Quello che sicuramente vorrò è che dovremmo essere più bravi a gestire gli episodi in relazione anche alle difficoltà che potremo avere. Sabato prossimo incontriamo una squadra che non dobbiamo assolutamente pensare alla partita che ha fatto oggi, perché sarà una partita completamente diversa. È un avversario tipo il Catanzaro, è una buona squadra, c'ha giocatori forti, quindi dovremo pensare noi a ritrovare e a togliere più ruggine possibile quest'altra settimana per prepararci bene a quest'altro incontro. Dobbiamo assolutamente resettare, ma così sarà fino alla fine del campionato, perché ogni partita veramente sarà diversa dalle altre. Quindi già da stasera pensiamo alla Sicula Leonzi. Le prime giornate sia di campionato che di Coppa avevano acceso i riflettori sulla squadra del Biceglie, che agli occhi degli esperti era parita un po' in sordina, potesse essere una squadra cuscinetto. Invece nelle prime giornate si è arrivata un po' una squadra di rivelazione, anche se è ancora presto per parlare di rivelazione o meno. Questo ha portato ha fatto puntare i riflettori sulla stessa squadra, esempio la presenza di Lo Monaco oggi sugli spalti del Ventura. Quanto questo, a differenza del suo predicare calma, può incidere sulla psicologia dei giocatori? Se da un lato ha una guida tecnica che punta comunque a un self-control e comunque a restare umili ed essere una squadra di lavoratori per raggiungere l'obiettivo, dall'altro può fare saltare alcuni giocatori che paradossalmente potrebbero cercare anche visibilità. Ma questo lo vedremo. A me quello che interessa e che la squadra continua a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, che non perdiamo l'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questo percorso. Vi ricordo che questa è una squadra assolutamente nuova, che lavora insieme da un paio di mesi, e per costruire una squadra ce ne vuole, e
e le dinamiche che hanno determinato questa partita sono state ben specifiche e su quelle noi dovremo lavorare perché potranno capitare in altri momenti. Quindi è chiaro che farò di tutto affinché nessuno alzi la cresta. Io voglio che la squadra non perda assolutamente l'entusiasmo, che anche, come dire, ogni singolo calciatore abbia l'ambizione di poter far bene, però la squadra abbia la consapevolezza di qual è il nostro cammino, il nostro obiettivo. È chiaro che per il nostro sistema di gioco gli esterni sono importanti. Partipilo ha dimostrato di essere un giocatore determinante per questa squadra, però devo dire che Azzi ha fatto una buonissima partita oggi, l'ha sostituito degnamente, con altre caratteristiche. È chiaro che per un allenatore avere tutte le armi a propria disposizione è meglio. E quindi io mi auguro che questa squadra non sia parte di più dipendente, anzi voglio che la squadra nel toto sia dipendente e che sia una squadra che con l'entusiasmo che ci ha contraddistinto vogliamo essere veramente protagonisti attivi. Anche oggi, nonostante tutte le difficoltà, la squadra ha provato a giocare, so benissimo dove dobbiamo migliorare, com'è la situazione della squadra e su quello lavorerò. Allora, il Bisceglie è una voglio che abbia l'idea di arrivare alla salvezza prima possibile e voglio che dia l'idea, come quella che si è fatta lei, di avere un'identità ben precisa e di praticare un certo tipo di calcio. E secondo me abbiamo dimostrato di poterlo fare. E reputo il campionato assolutamente difficile, dove non vedo una squadra che possa, perlomeno in questo momento, magari verrà fuori più avanti, però non vedo una squadra che possa, come dire, fare lo schiacciasassi, né tantomeno vedo una squadra che possa essere da materasso. Quindi saranno tutte partite tirate, difficili, dove l'unità di squadra, la gestione dei momenti della partita, le situazioni di gioco sarà determinante. E noi dobbiamo crescere in questo, fermo restando che secondo me abbiamo un'identità importante.